bentornati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Top Book. Siamo ancora in compagnia del professor Luigi Belluzzo, docente di pianificazione patrimoniale e discipline associate all'intermediazione finanziaria presso Sdabocconi, fondatore di Belluzzo International Partners e autore del libro Il Wealth Planning, strumenti e soluzioni, edito da Egea Editore. Buongiorno e bentrovato, professor Belluzzo. Buongiorno, dottoressa. Nella nostra ultima intervista abbiamo parlato di competenze, di formazione del nostro consulente finanziario, proprio nell'ottica del wealth management, del wealth planning, della consulenza patrimoniale. Guardando alla situazione attuale italiana, invece, come lo sblocco dei grandi patrimoni delle famiglie può aiutare a dare una spinta alla nostra economia, in vista anche dell'arrivo dei finanziamenti previsti dal PNRR? Ah, guardi, la mia convinzione personale è che non si può avere un futuro all'altezza del nostro paese senza un coinvolgimento della ricchezza e del risparmio privati. Questa cosa va assolutamente spinta, il governo lo sta facendo, l'esempio dei PIR, visto che siete una televisione tecnica, è lì a dimostrarlo. C'è molto da fare ancora nelle tecniche di capitalismo finanziario, ma l'Italia si deve assolutamente dotare degli strumenti di serie A, essendo un paese del G7. Questo coinvolgimento alla ricchezza del risparmio privato non si può fare, a mio parere, senza attivare le molteplici energie imprenditoriali degli italiani, non solo in Italia. E queste molteplici energie non sono solo delle grandi imprese o dei grandi patrimoni, ma come noto sono diffusi anche, diciamo, negli stakeholders, quindi non solo l'impresa in quanto tale, ma proprio una forte energia imprenditoriale che secondo me deve consentire di fare il balzo. In questo senso, il volume di cui stiamo parlando, ho cercato appunto di far vedere strumenti e soluzioni per il wealth planning, proprio perché attraverso le tecniche che sono disponibili si possono ridurre i rischi. Pensiamo al rischio di un'eredità, al rischio di dispersione per aver, diciamo, operato in modo poco compliant con determinate norme tributarie, piuttosto che non poter gestire l'educazione delle nuove generazioni in modo adeguato. E quindi, diciamo, senza quella prospettiva di convivenza generazionale che secondo me deve caratterizzare le famiglie imprenditoriali, non si ha quella continuità patrimoniale. E senza continuità patrimoniale ci possono essere delle cadute, o meglio delle ricadute, per il patrimonio dei singoli e in ultima istanza per le comunità di riferimento. Quindi, un po', se vuole, prosaicamente si è cercato di dire: mettiamo a disposizione le tecniche che ormai sono tali e quindi vanno insegnate, vanno proprio diffuse, devono essere recepite, e da questo lato, operando bene attraverso la pianificazione patrimoniale, cioè quel processo in base al quale la proprietà organizzata è tenuta e sviluppata nell'interesse dei propri proprietari e normalmente le generazioni successive, si fa il bene di un paese. Ecco, questa era un po' la logica. Chiaro che il PNRR si coniuga in questo, ma non è solo il PNRR, non è solo la pandemia. Io credo che l'attivazione delle energie imprenditoriali di tutti gli italiani possano e debbano essere fatte, però seguendo determinate best practice. Grazie, ma lato high net worth individuals, qual è il ruolo a questo punto anche delle banche nella gestione e finanziamento dei patrimoni di imprenditori, start-up e tutta la PMI? Il ruolo del private banking e del wealth management è come sempre centrale. Devo dire che l'industria di cui stiamo parlando in Italia è una delle industrie principali, si era affrontata anche con altri paesi. La forte mobilità della ricchezza, non solo finanziaria, ma anche patrimoniale, e anche la mobilità delle singole persone, delle famiglie cosiddette internazionali, è lì a dimostrare che questo è un processo da governare in modo globale, cioè anche l'Italia, ma lo sta facendo bene, e devo dire negli ultimi governi di tutti i colori che abbiamo visto, questa cosa è stata ben tenuta in evidenza. Cerchiamo di attirare quella ricchezza internazionale anche in Italia, proprio perché i soggetti ad alta spesa, coniugati con l'attivazione delle energie imprenditoriali di cui dicevamo prima, possono portare a un aumento della capacità di produrre ricchezza del nostro paese, che ricordo
è un gran paese, nel senso che siamo comunque nel G7 e anche nonostante le crisi pandemiche che purtroppo abbiamo subito, ma non solo l'Italia, anche l'Inghilterra, sono assolutamente in grado di governare i prossimi periodi, io credo, nell'interesse di tutti noi cittadini. Lato family business, in che modo il modello che lei ha indicato, no, anche come cubo del wealth planning, aiuta proprio a governare la complessità patrimoniale delle grandi ma anche delle piccole famiglie imprenditoriali? Guardi, il cubo del wealth planning è un po' l'intuizione che risale al 2016, che è nata nelle aule, diciamo, della SDA Bocconi e nelle sale riunioni della mia professione, però sostanzialmente avendo molto chiara l'esperienza, avendo la fortuna di accompagnare anche alcuni grandi gruppi familiari e imprenditoriali, non solo italiani, si vedono dei pattern, si vedono delle cose che si ripetono e quindi ci siamo ragionati, abbiamo fatto come gruppo di lavoro ovviamente, fatto una serie di analisi che, come avrà visto anche nel libro, vengono poi riprese anche con determinati casi pubblici. Abbiamo proprio ragionato di questa cosa che chiamiamo il cubo del wealth planning. Il cubo perché ha tre dimensioni e queste tre dimensioni sono i vettori che condizionano proprio la continuità patrimoniale e quindi in particolare come vengono detenuti e amministrati i patrimoni, la governance, quindi qual è il sistema di potere su quel determinato patrimonio, e l'attenzione, diciamo, alla next gen e alla convivenza generazionale, quindi il coinvolgimento delle nuove generazioni, perché senza coinvolgimento delle nuove generazioni della filantropia è chiaro che non c'è continuità. Questa dimensione, questi tre vettori, che sono sempre presenti nella pianificazione patrimoniale, devono essere quindi ben calibrati, vengono guardati attraverso gli strumenti. Gli strumenti, come abbiamo visto, il libro affronta gli aspetti giuridici, tributari, di compliance, delle holding, degli trust, delle fondazioni, dei vincoli di destinazione, dei contratti fiduciari, delle assicurazioni private, dei patti di famiglia, i testamenti, le donazioni, la filantropia, il dopo di noi, il family office e tutti, diciamo, gli strumenti che sono attorno alle best practice, proprio dando questa idea della diffusione. E la terza dimensione è il piano multigiurisdizionale, perché ormai le famiglie, anche medie, anche piccole e anche grandi, basta vedere, insomma, la dislocazione delle banche, in piena compliance tributaria, hanno una circolazione del patrimonio delle persone anche internazionale. Ecco, il cubo del wealth planning cerca di dare un sistema di lettura a cui ho dato anche un ruolo di filo conduttore nell'intero libro che appunto state presentando. Grazie professor Belluzzo, quindi da questo modello di pianificazione emergono sicuramente tre elementi, tre vettori, come lei li ha chiamati, fondamentali: la detenzione e amministrazione degli asset, la governance e la strutturazione degli aspetti proprio proprietari e di utilizzo e, non dimentichiamolo, la programmazione del futuro con uno sguardo alla nuova generazione, quindi al multigenerazionale. Ne parleremo ancora assieme proprio nell'ultima parte della nostra intervista. Io la ringrazio ancora per essere stato con noi e per questi approfondimenti. Grazie a tutti coloro che sono in ascolto. Non mancate, vi aspettiamo per concludere questa nostra intervista con il professor Belluzzo. Grazie e alla prossima. Grazie a voi.